Harare gode di uno dei migliori climi del mondo. Chi la visita può godere della splendida fauna selvatica del paese e delle maestose cascate Vittoria, una delle sette meraviglie del mondo naturale. La popolazione dello Zimbabwe conta 16.991.010 persone. Su una mappa dell'Africa, lo Zimbabwe forma il disegno di una teiera appoggiata a nord del Sudafrica. Lo Zimbabwe è un paese che rappresenta l'aspra bellezza africana. La sua variegata geografia è composta da montagne a est, savane calde a sud, sabbie del Kalahari, parte del Parco Nazionale di Hwange a ovest e la valle del fiume Zambese a nord. Tre grandi fiumi, il Gairesi, il Limpopo e il possente Zambesi, formano i confini del paese. Il fiume Zambesi sfocia nelle spettacolari cascate Vittoria e alla fine sfocia nel lago Kariba, il più grande lago artificiale del mondo. Lo Zimbabwe è ricco di risorse minerarie, tra cui oro, diamanti, platino e litio. E naturalmente l'abbondante fauna selvatica è sbalorditiva e può essere vista nei numerosi parchi nazionali in tutto il paese. Lo Zimbabwe è la patria dei Big Five africani: il leone, l'elefante africano, il bufalo, il leopardo e il rinoceronte, e di molti altri animali come il ghepardo, la iena, il licaone e la giraffa. Lo Zimbabwe ospita anche oltre 700 specie di uccelli. Nell'immagine si vede una mamma elefante con il suo cucciolo. Nell'immagine si vede un bufalo allo stato brado. Lo Zimbabwe è considerato un paese subtropicale, con un inverno secco e un'estate calda. Il clima comincia a riscaldarsi in agosto e settembre, con la stagione delle piogge che inizia da ottobre a novembre. Nella capitale, Harare, la temperatura media massima ad agosto è di 25 gradi Celsius e la minima è di 9 gradi Celsius. È normale incontrare suonatori di marimba. La popolazione dello Zimbabwe è diversificata ed è composta principalmente dalle tribù Shona e Ndebele, insieme ad altre tribù più piccole. Gli zimbabwesi sono noti per la loro ospitalità e hanno un ricco patrimonio culturale che si riflette nella loro musica, nella loro danza e nelle loro arti tradizionali. Il cristianesimo è la religione dominante, ma anche le forme religiose indigene sono ampiamente praticate. La maggioranza degli zimbabwesi nutre profondo rispetto per la Bibbia. In generale, gli zimbabwesi sono industriosi, resilienti e mantengono un forte senso di comunità e famiglia. Nell'immagine si vede l'elusivo leopardo. Nell'immagine si vede un rinoceronte che fa un giro della boscaglia. Nell'immagine si vede il leone, il più forte tra gli animali. Ci sono 16 lingue ufficiali in Zimbabwe, ma le attività lavorative si conducono principalmente in inglese. Lo Shona e l'Ndebele sono le lingue più parlate. Prima di essere serviti a qualsiasi pasto, agli ospiti viene spesso presentata una ciotola d'acqua e un asciugamano per lavarsi le mani.
Questa tradizione non serve solo per pulirsi, ma ha anche un significato più profondo, legato al rispetto e all'ospitalità. Durante il tuo soggiorno sarai probabilmente invitato a provare un po' di salsa o ugali, un denso porridge di farina di mais, e nyama, carne, di solito uno stufato veloce di manzo, pollo o maiale, serviti insieme a verdure a foglia verde leggermente saltate, un po' di olio, cipolle e pomodori. Per gli zimbabwesi, condividere questo pasto con i visitatori è emozionante ed è considerato un vero privilegio. Gli zimbabwesi apprezzano anche una varietà di frutta come mango, guaiave, papaya e meloni. Anche i frutti autoctoni preferiti come il manzanie, mela candita, detta anche wapaka kirchiana e maobobo, il matowe, gomma da masticare africana, e il massau, giuggiola, sono gustati stagionalmente. Salsa, un piatto base, spesso accompagnato da uno stufato. Sul piatto si vedono massau, giuggiola e mauyu, semi di baobab. Riso al burro di arachidi e kapenta o matemba fritti. Piatto misto di mais e noci, noto come mutakura. Sei pronto a vivere l'esperienza di una vita? T'attenda. Sia bonga. Grazie. Thank you.